Costi elevati, difficoltà di accesso alle cure, carenza di personale, strutture e macchinari spesso inutilizzati sono alla base dei disservizi registrati dalle fasce più deboli. A sentirsi fortemente penalizzati sono i pensionati che lo scorso sabato hanno messo in atto un presidio di protesta promosso dalle organizzazioni sindacali davanti all'ospedale Santo Spirito di Pescara. CGIL e CISL e UIL hanno voluto ribadire che il diritto alla salute deve valere per tutti, compresi i pensionati. Purtroppo oggi la sanità è solo per chi se lo può permettere, perché le condizioni dei servizi, delle liste d'attesa, dei costi per le prestazioni sanitarie, per l'assistenza sociale, per l'assistenza domiciliare integrata sono troppo alti per le famiglie. Non possiamo più accettare che un anziano o un cittadino, per fare un accertamento importante come un'ecografia della mammella, che ci vogliono 270 giorni. Stiamo facendo delle assemblee sui posti di lavoro per poter sensibilizzare i cittadini e dire loro come stanno le cose, perché siamo veramente preoccupati. Io penso che queste iniziative si dovrebbero fare tutte le settimane finché non si risolvono i problemi, perché chi governa non si rende conto che cosa significa la pensione a 800-1000 euro al mese. È stata una giornata di mobilitazione molto partecipata, con una buona rappresentanza giunta anche da Popoli per manifestare a difesa del locale ospedale. L'ex sindaco di Popoli, Emilio Castricone. Sull'ospedale di Popoli ci stiamo, come dire, lavorando, anzi lottando da ormai 20 anni. C'è questa politica che comunque sta depopolando tutto l'interno Abruzzo, gli ospedali, i servizi eccetera. Io credo che chi sta all'interno dell'Abruzzo e abita nell'interno Abruzzo ha gli stessi diritti di chi abita sulla costa. A Pescara, se capita che devi essere portato all'ospedale, è un casino che non finisce mai, ci vogliono 3 o 4 ore di attesa per poter essere visitato e portato in corsia, ma nemmeno in corsia, se ti va bene il corridoio, se no, perciò cercate di riaprire Popoli in tutto e per tutto, come quando era 20 anni fa, 15 anni fa, quando c'era Pomidori, che l'ospedale andava alla grande, mi ricordo tante cose perché io facevo il barista e la gente mi veniva a chiedere da Palermo, da Firenze, da Roma, da tutte le parti venivano a Popoli. Purtroppo oggi sembra un mortorio, quando vado lì a Popoli per fare qualche prelievo mi sento veramente, veramente fuori luogo, perché non c'è nessuno. E io domando, ma come mai in questa regione? Ma sono venuti già, possibile, hanno venuto a mezzanotte. Ecco tutto qua così. Perciò poi non parliamo di pensione, perché guarda, è veramente una cosa impressionante. Io prendo 702 euro con la riversibilità di mia moglie, c'ho 300, 400 euro con la... come si chiama lì, col condominio da pagare ogni mese. Non lo so, se mi volete dare qualcosa, ma vi do l'indirizzo. La sanità è intesa anche come prevenzione degli infortuni al fine di prestare maggiore attenzione nei luoghi di lavoro. Il problema torna alla ribalta dopo il grave incidente avvenuto qualche settimana fa nello stabilimento Granguizza di Popoli, ai danni di un operaio 28enne rimasto ustionato con l'acqua bollente. Il problema della salute, della sicurezza, ma ancora di più della prevenzione, è un problema di cui la CGIL si fa promotrice da sempre e auspica appunto che appunto nei luoghi di lavoro ci sia una maggiore attenzione per i problemi che inerenti la prevenzione, la salute e la sicurezza. Nel caso specifico effettivamente il lavoratore ha subito un infortunio molto grave, a seguire c'è stato un altro infortunio sempre nello stesso stabilimento, meno grave per fortuna, ma sempre, come dire, che ha captato l'attenzione e di tutti noi lavoratori del settore dell'agroalimentare. I sindacati dei pensionati torneranno a sventolare uniti le proprie bandiere il 1° giugno in Piazza del Popolo a Roma.